Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Siamo tornati con la carriera e continua l'esperimento di due episodi a settimana composti da solamente una partita. Ancora una volta vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate qui sotto nello spazio apposito dei commenti. Ho mischiato tutte le cose. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a passare in descrizione ai canali di Braille, se iscrivetevi dappertutto, stavolta da Giorgio no, mi dispiace, questa volta no. E sempre in descrizione troverete anche i link a tutti i miei social network, seguitemi dovunque, soprattutto su Instagram e su Facebook. L'ultimo like su Instagram è di Sandro Brunetti 28. Ciao Sandro Brunetti 28, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Giochiamo contro il Chievo Verona e devo dire che non sarà facile perché è un'infrasettimanale con i giocatori stanchissimi. Sto aspettando davvero tanto il ritorno di Padoin perché mi manca un terzino. Dobbiamo far giocare tutte le riserve e per tutte intendo davvero tutte. Ma il Chievo non ci fa paura e spero di poter vincere anche questa partita. All'Odromo si gioca, attenzione ragazzi, l'Odromo. Pronti in partenza, via! Zukanovic vede il taglio di Munir, prova a servirlo, però Munir è il centravanti, non può andare a prendere la palla lì. Allora Munir deve accentrarsi. Munir ancora, lui lo fa sempre molto bene. Munir, il tiro di Munir, subito Munir pericoloso. Come Miranda, Hector Bellerin. Può andare, può sfondare. Bellerin, attenzione per vie centrali, a trequartista, con i colpi di suola. Bellerin dentro, per Munir, lo stop, il tiro, oddio che gol ha fatto! Ha rotto la porta, ma cosa ha fatto Bellerin? Munir subito, in 3 minuti, prova un tiro subito e la viene parato. E Bellerin fa le finte, fa i numeri dentro, per Munir la stoppa e poi boom, nel set, fortissimo, 1-0, subito il vantaggio sul Chievo, sempre e solo Munir. Cioè quando non giocano di Bale Guin c'è lui, è incredibile. Mamma mia, il cross dentro subito, oddio, abbiamo rischiato di tornare in parità con l'inglese. Attenzione, Sestu parte dalla bandierina, la mette dentro, oddio, arriva Scuffet con i pugni, sempre fortissimo. Carbonero recupera un gran pallone, poi serve Munir, Munir vede il taglio di Carbonero, prova a dargliela dentro, Carbonero accelera, la prende lui di testa, Carbonero è in area, il tiro di Carbonero. Non dico più niente. Non dico veramente più nulla. Carlos Carbonero. Mamma mia, ma che gol da fenomeno. Cosa cazzo sta succedendo? Dentro, Munir. Accelera tantissimo Carbonero, se la porta avanti con la testa. Avanti, con la suola. Entra in area. Un altro tiro fortissimo. Ma o il portiere del Chievo è triste come la puzza, oppure non lo so. Carbonero dentro per Campagna. La stoppa molto bene Campagna. Esce Cesar dai blocchi. Fa ripartire il Chievo con Radovanovic. Che imposta molto bene Radovanovic, viene a prenderla addirittura. Ah, fallo per noi, va bene. Verde, triangolo con Campagna, ancora verde, vede, l'allunga la squadra, Campagna, Campagna, salta il giocatore che va in scivolata, ancora Campagna, ancora sempre lui dentro, per Nyoguri, che invece è Duncan! E che sbaglia clamorosamente. Come l'hai sbagliato? Spiegamelo. Daniele Verde prova a accelerare su Sestu. Sestu addirittura è più veloce come fisico, ma Verde la recupera con uno sprint super. Ancora Verde con la palla incollata ai piedi. Verde la mette dietro per Campagna, che si appoggia a Duncan. La palla è ancora lì, la para Miranda. Dai, questo Chievo non si può vedere. Zukanovic può andare lui, può spaccare tutto. Zukanovic vede il taglio di Campagna. Adesso Campagna fa l'esterno. Ancora Campagna, ancora lui in area. Campagna prova il dribbling. Campagna la mette per Duncan, che prova a girarsi. Duncan, ancora lui, Duncan. Duncan, ma stai scherzando o stai dicendo davvero? Uno più facile dell'altro, cioè questo qui, questo giuro lo facevo anch'io, giuro, nell'area piccola lo facevo anch'io di piatto. Ancora Fred Duncan, che almeno è bravo a recuperare i palloni, e quelli da dentro a Munir, attenzione, c'è Munir, porra il tiro a giro Munir, basta, 3-0, cioè ragazzi, non c'è, perché è così facile? Che cosa cazzo sta succedendo? Ho modificato le impostazioni, non me ne sono accorto. 3-0 Munir al 20esimo. Faremo il record di gol segnati in una partita della carriera, cosa devo dirvi? Attenzione, c'è ancora Campagna che... Ma che fallo di merda è? Ma c'è un maiale allucinante! Ma è da rosso, è da rosso! Non è da giallo mai! Ma che cosa stiamo dicendo? Di cosa stiamo parlando? E Di Mara ha fatto il macellaio. Allora, dato che oggi mi viene tutto, proviamo a fare addirittura gol su punizione con Carlos Carbonero. Parte Carbonero il tiro, ecco, non potevo pretendere troppo, giustamente. Walter Birsa sul pallone, va Walter Birsa, la scodella dentro di testa, la mettono fuori, possiamo ripartire con Munir. Munir dentro per Daniele Verde, che adesso può andare praticamente da solo contro la difesa del Chievo. Allarga molto bene per Odegaard, però siamo allargati troppo. Odegaard con un giro strano. Carbonero ancora una volta, largo
per Odegaard, che non mi piace tantissimo largo, ma è l'unico che può fare l'esterno di destra quando non c'è Cuadrado. Edimar, non dovresti esserci tu, dovresti essere espulso. Radovanovic in area, la mette dentro Radovanovic. Oh, Scuffet, cosa ha parato e poi cosa ha sbagliato Inglese sulla ribattuta. Voglio rivederlo, Fabio. Però vedi che la partita non è chiusa, il Chievo è pericoloso. Carbonero vede largo il compagno, prova a servirlo e Campagna dietro la difesa. Campagna la mette giù molto bene. Cesare in copertura. Campagna ancora dentro. Bruttissima palla di Campagna. Attenzione perché c'è un rimpallo. Ehi, calcio di rigore, sacrosanto, clamoroso. Certo che c'è una partita di merda. Munir sul dischetto, può batterla lui. Munir vuole la tripletta, mi pare di sì. Munir va, indovina un angolo Munir. E c'è la tripletta di Munir, più uno di Carbonero che fanno 4 a fine primo tempo. Beh, che cosa aggiungere? Pensare che una volta si fanno giocare Ibra al posto di Munir. Attenzione, entra Frey, il tiro di Frey. Scuffet, Hector Bellerin, l'autore dell'assist, del gol, del vantaggio. Bellerin, ancora lui. Mamma mia, che precussione di Bellerin. Va via tutti, ancora Bellerin. Entra in area, Bellerin, vuole sterzare. No, troppo Bellerin, che sterzata hai fatto tutto bene, sei entrato in area. E poi hai fatto il coglione. Approfitto della fine del primo tempo per provare la difesa 3. Palla dentro di Birsa, attenzione, la difesa 3 adesso ci dà forse dei buchi in più. Però se Birsa tira così, va bene, ho deciso, lo faccio. I guini di Bala dentro perché voglio provare a far fare gol anche a loro. Cioè, se non riescono a fare gol oggi e tanti. È la sua posizione, prova il tiro a giro di Bala. Traversa di Bala. La palla che arriva lì, Carbonero non ci riesce. Ha preso subito la traversa di Bala, è entrato subito in partita. Attenzione, ancora di Bala, la mette giù, la stoppa, la mette dentro. Per il pipì di Higuain. Mamma mia, Dybala ha toccato due palloni, una traversa e un quasi gol per un assist del compagno. Attenzione, c'è Dybala, la difesa del Chievo schierata. Allora allarga a cercare Odegaard che viene sulla fascia destra. Accompagna l'azione Odegaard, ancora lui, Dybala si butta dentro. Odegaard vuole tagliare verso il centro. Odegaard ancora, resiste alla carica, la metti dietro per Dybala. Stop, il tiro e c'è anche il gol di Paulito Dybala. Mamma mia, che asse con Odegaard, hanno fatto tutto loro. E poi Odegaard non ha veramente mai mollato, anche se quel 16 lì non doveva essere in campo. Dybala la stoppa e mamma mia, è passata a fil di giocatore, gambe, portiere. Guardate, poteva infilarsi solo lì. 5-0, la manita per Dybala. Attenzione, c'è Higuain che prende il pallone, riesce a saltare Higuain, addirittura il suo marcatore. Higuain vuole andare via in velocità, forse ho preso troppo. Higuain la stoppa e poi allarga su Campagna, che poi allarga a sua volta su Vasco Regini. Possiamo andare, vai Sampdoria. Se Regini si accentra, voglio il gol con Regini addirittura. La palla è ancora lì, dentro per Dybala. No, l'ha calciato l'aria, volevo far fare gol a Dybala. Attenzione, il Chievo, pericoloso Meggiorini, 5-1, siamo riusciti a prendere gol dal Chievo, ragazzi. Da questo Chievo siamo riusciti a prendere gol all'88esimo e Meggiorini esulta all'88esimo sul 5-1. Ma che vergogna. Higuain si appoggia, c'è Dybala, attenzione Dybala, si appoggia ancora una volta Higuain che non riesce a fare gol, non riesce a trovare il gol. Ha fatto gol Meggiorini, non Higuain. Higuain è il più triste di Meggiorini. E finisce qui la partita 5-1, ma Higuain non sono mai riuscito a farlo tirare. E guardate Munir che va a prendere il suo pallone per la sua tripletta, con la sua tuta molto sexy. Guardate che bello che è, oddio, è bruttissima. 5-1, credo che sia record mondiale di gol segnati in una singola partita della carriera. Io che vi avevo detto che poteva essere una partita impegnativa perché è infrasettimanale. E attenzione perché la prossima partita sarà nei 16esimi di finale di Europa League contro lo Zenit San Pietroburgo. Si inizia a parlare sul serio anche in Europa. Poi ragazzi, il Milan è stato scavalcato, si è fermato. L'Inter no, ha vinto, siamo a meno 3 da Milan e più 1 sull'Inter secondi. E adesso ci sono solamente 3 punti che ci separano dalla vetta. Beh, anche prima, però siamo la prima squadra più vicina alla vetta. Tutto quello che ho detto non ha senso. Siamo sempre più importanti, rischiamo veramente il double. Io ragazzi spero che ancora una volta il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. E noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.